Roma. Di là dalle vetrate, il campanile di Santa Maria in Cosmedin rintocca ore di miracolo. Questo nudo stanzone è un laboratorio di magia. Stese sul pavimento, immense tele si coprono di segni di piacca e di colore, che poi, di fronte al folgorare delle ribalte, diventeranno luoghi di apparizioni favolose. Nel laboratorio scenografico dell'opera si preparano le scene per Didone ed Enea di Purcell. Oggi sono qui in visita il sovrintendente dell'opera, maestro Salviucci, il regista Latuada e Clerici, autore dei bozzetti. Composta nel 1680, la Didone non è soltanto il capolavoro della musica inglese, è anche uno dei capostipiti del dramma musicale. Si apre il velario. Levate sull'orchestra diretta da Gabriele Santini, udremo le voci della Simionato, dell'Alfano, del Boriello, animare le statuarie figure del dramma.